E mi ci metto vicino anch'io così facciamo una cosa insieme. Prima via delle caselle, poi su, dove vedi? C'è la casa del parrocchio, sì, sopra, c'è tutta una... Intanto nelle alte luminose sale, il mare imperiale, dietro e raffinato, il tempo di anello, dove la figura è cavalli, posso andare a posto, grazie, bene, poi se volete rappresentare, sì, grazie, mille, un altro mare, un altro parco rosso, dove Mira. Non dici niente, non parlo. Lei è l'autrice di questa mostra personale, Mira di Cinchio. Adesso dirà qualcosa sulle opere che ha realizzato ultimamente. Sono opere realizzate ultimamente con tecniche diverse, tecniche miste, con hydroil e colori sintetici. E sono realizzate con... sono, come posso dire, soggetti di paesaggi abruzzesi e di paesaggi inventati. E... sì, volevo dire, quella signora è poco tempo che dipinge, sono alcuni, quanti mesi sono? Sarà un annetto. Che segue i miei corsi, io faccio dei corsi di pittura, e un annetto che viene da me a lavorare. Ha fatto grandi progressi dall'inizio ad adesso, si vede dalle opere esposte. Molto belli sono questi cavalli, come vedete, bianchi, cavalli bianchi, che lei ha interpretato in modo molto suggestivo, quasi in movimento, questi cavalli quasi si muovono. E i fiori rispondono molto alla sua personalità, a questa forza cromatica che lei evidenzia nei quadri. E poi invece i soggetti un po' meno diciamo visti, però creati e immaginati dall'autrice, che a me è fantasia. Se vuoi aggiungere qualcosa? No, ringrazio. Quindi una location d'eccezione, perché qui vicino c'è il Ponte del Mare, sì, proprio sulla spiaggia. Infatti il Ponte del Mare sarà sede di una mostra estemporanea che inizierà il giorno 5. Dello 5 verranno pittori da tutto l'Abruzzo per fare le opere ispirate al Ponte del Mare, compresa la signora qua, la pittrice. Poi faremo la premiazione a uno stabilimento balneare, qui nel fondo, l'Isola Capannina, e la sera sarà premiazione di questi. È venuto a trovarci anche l'ex sindaco, creatore del ponte, diciamo così, Luciano D'Alfonso, è venuto a vedere la mostra e ha apprezzato il periodo. Di qua c'è una mostra collettiva. Buonasera. Ciao Eva. Una mostra collettiva. Questa è l'estemporanea, questa sopra. Quindi l'estemporanea è quando i pittori si radunano e dipingono in diretta davanti, sì, ai visitatori. Un giorno per realizzare il quadro. Grazie. E il tema appunto è il Ponte del Mare, i dintorni, la spiaggia, il fiume, eccetera, eccetera. E insieme a questa estemporanea, che faremo, partirà domani, abbiamo collegato con queste due mostre, una mostra collettiva e una mostra personale. E di chi è questa mostra collettiva? Questa collettiva sono una serie di pittori, più o meno, una mostra collettiva, e la signora, la volevo presentare, la signora di Acquati, che sono andate le mani, lei è quella che ci ha aiutato. Abbiamo fatto bene? Sì, ti piace? Sì. E questi sono pittori vari, tra cui c'è una pittrice, anche lei mia alunna, mia allieva, è stata Annalisa Potenza, si chiama,
e ha fatto queste cose particolari. È una collettiva appunto un po' varia. Queste sono mie opere. Questo faceva parte di una cartella che feci a Firenze quando insegnavo all'Accademia delle Arti di Firenze. Se me ne inquadri uno per uno questi. Quindi questi. Questi, se riesci, che a leggere, tecnica è? Riesci a leggere quello che c'è scritto? Queste sono xilografie colorate con ecoline e inchiostri ad alcol. Qui c'è la spiegazione. Faceva parte di una cartella che io feci a Firenze quando insegnavo all'Accademia, e 30 cartelle, questa è l'ultima serie che mi è rimasta. Le altre tutte vendute? Le altre tutte andate, sì. Vendute, regalate, insomma. Questa è la nuova pittrice che ho conosciuto stamattina, che è anche molto brava, un po' tenebrosa come colori. Questa è una mia ex alunna, una ragazza, una signora sordomuta, molto brava anche lei, di Guardia Grene. Qui quando c'era ancora l'acqua sotto i trabocchi? Sì, sì, esattamente. Infatti è qualche anno questo. Questo è Pino Sabatino, è un, diciamo, non è un pittore professionista, questo è un bar via qui a Pescara, però si diletta e secondo me c'è anche qualità personale molto. Questo è un quadretto che mi ha fatto omaggio una pittrice slava, mi ha regalato questo quadretto. E lì c'è la scritta del, se lo vedi, se lo puoi inquadrare, è la scritta che è a fianco. Sta qua. L'estemporanea che domani finirà, si concluderà con la premiazione. Bellissimo ponte. La cosa più bella che ha fatto per fare. Ti piace il vabbè, sì, certo, ovviamente non può non piacere i veri pescaresi.